Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a una nuova emozionante puntata di EU Factor, il format che racconta le storie di successo finanziate dall'Unione Europea e la loro ricaduta sul nostro quotidiano, che, come abbiamo imparato in questi ultimi mesi, rende il nostro paese un posto migliore. In questa puntata ci immergeremo nella città storica di Cesena, situata nel cuore della Romagna, per scoprire un gioiello culturale reso ancora più prezioso ed efficace grazie ai finanziamenti europei. Ci riferiamo alla Biblioteca Malatestiana, un simbolo di conoscenza, bellezza e oggi anche di innovazione. Una realtà che ha infatti recentemente ricevuto un tocco di modernità attraverso l'inaugurazione di una nuova ala dedicata all'audiovisivo. Cominciamo allora il nostro viaggio nella affascinante Cesena, un connubio di storia e modernità. Cresciuta attorno alle sponde del fiume Savio, Cesena è una città che vanta una ricca storia medievale, incastonata tra dolci colline e paesaggi mozzafiato. I suoi vicoli acciottolati, le antiche mura e i monumenti storici ci trasportano indietro nel tempo, mentre, al tempo stesso, il suo spirito vivace e la comunità attiva le conferiscono un carattere moderno. Qui, spostandoci verso il cuore della città, incontriamo la Biblioteca Malatestiana, uno dei simboli di Cesena e nel 2005 dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Fondata nel 1447 da Malatesta Novello, questa biblioteca è una delle prime biblioteche pubbliche d'Europa. I suoi scaffali ospitano antichi manoscritti, preziosi codici miniati e una vasta collezione di libri che risalgono a secoli fa. Ma la Biblioteca Malatestiana è molto più di un semplice edificio. È uno scrigno di conoscenza che ha resistito alla prova del tempo. Con noi, per parlarci della storia e dell'importanza di questo luogo, abbiamo Paolo Zanfini, direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana. La Biblioteca Malatestiana è la gioia e il tesoro di questa città, un monumento particolarmente importante che dal 1454, anno della sua ultimazione con il portale ligneo che permette l'accesso alla sala detta del Nuti, e affianca la vita culturale e soprattutto rende unica Cesena per questo bellissimo tesoro. La biblioteca appunto nasce dalla magnanimità di Malatesta Novello che nella metà del 400 dona presso la sede del convento dei frati minori francescani una biblioteca, una libraria domini a tutti quanti gli effetti, una biblioteca che accoglie al proprio interno la massima espressione di un sapere enciclopedico in inseguimento a quelle che sono le corti umanistiche più importanti del periodo. L'emozione del portale ligneo che appunto permette di entrare con al di sopra l'elefante malatestiano e il motto l'elefante indiano non teme le zanzare e gli araldi malatestiani fa da preambolo a quella che è una sala a tre navate dove all'interno di una centrale volta a botte si affiancano volte a crociera con una plutei ed incatenati ad essi i codici che appunto rendono unica questa collezione. La biblioteca rimane avvolta all'interno del convento dei francescani fino alla fine del Settecento, anno in cui con l'avvento di Napoleone Bonaparte e la soppressione dei conventi religiosi diventa una biblioteca civica a tutti quanti gli effetti e di lì l'inizio di una biblioteca comunale che accorpando i fondi degli altri conventi avvia quello che è un servizio alla città di biblioteca che si porterà fino ai giorni nostri. E ha imparato a rinnovarsi e innovarsi, trasformando la sua tradizione in possibilità culturali e innovazione. Il Comune di Cesena ha colto l'opportunità del finanziamento europeo PORSFERS 2014-2020 per la riqualificazione del terzo lotto della Biblioteca Malatestiana. Cos'è il terzo lotto? Era l'ala della Biblioteca Malatestiana ancora da restaurare in quanto era stata l'ultima parte occupata dal liceo classico Monti di Cesena. E avevamo quindi questa disponibilità di oltre 1000 metri quadri di spazio tra piano terra e primo piano e siamo riusciti a candidare il progetto di qualificazione in quanto non ci siamo rivolti solo all'ampliamento della biblioteca, bensì a un'innovazione legata alle nuove tecnologie, al multimediale, anche in dialogo con la nostra parte antica. E al piano terra abbiamo collocato e ampliato le nostre raccolte della mediateca, dei fumetti e abbiamo creato una novità dell'area gaming,
sia il videogioco che il gioco da tavolo, che per noi era molto importante, anche il gioco in presenza e in prestito, tra l'altro. Al primo piano invece siamo riusciti a creare una sala proiezioni da 50 posti, completamente insonorizzata, che ci permette quindi di poter vedere insieme anche molti film, molti DVD della Malatestiana. E abbiamo finalmente potuto ampliare la raccolta a scaffale aperto della saggistica, che era sinceramente un po' costretta negli spazi inferiori che avevamo prima. I fondi di coesione ci hanno dato la possibilità di farci ispirare per avere anche quella capacità progettuale e quello slancio verso idee più innovative rispetto a quello che finora in Malatestiana riuscivamo a fare, e quindi sognare un po' più in grande, diciamo, a livello europeo. Il nostro obiettivo era quello di creare una biblioteca proprio di livello europeo, dove ci fossero molte funzioni integrate, non solo dedicata al libro, per quanto la nostra storia nasce con il libro e il libro al centro delle nostre attività, però che desse la possibilità a tutti di trovarsi in un luogo che diventasse così anche più informale, più aperto, più accessibile e più attrattivo. Abbiamo fatto tutto questo non solo per dar più spazio al patrimonio, ma per dar soprattutto più spazio agli utenti, soprattutto un luogo di incontro, una biblioteca veramente di tutti, dove oltre ad avere a disponibilità di più libri a scaffale aperto, di più DVD, di più fumetti in libera circolazione e poter prendere in prestito, volevamo soprattutto avere più occasioni. E quindi abbiamo iniziato a realizzare tutta una serie di attività in sala proiezioni, quindi con proiezioni spesso addirittura consigliate dagli utenti, e soprattutto l'area del gioco è stata animata finora già da tantissime iniziative con associazioni o anche organizzate direttamente dalla biblioteca, che hanno permesso l'incontro tra generazioni e l'incontro soprattutto di nuovi utenti. Abbiamo dato la possibilità a tanti cittadini di Cesena di scoprire che all'interno della Malatestiana c'erano delle opportunità anche per loro. Grazie ai fondi europei, infatti, nel 2022 è stata realizzata una nuova ala dedicata all'audiovisivo. Quest'ala, moderna e all'avanguardia, si fonde armoniosamente con l'architettura storica circostante, creando un equilibrio perfetto tra passato e futuro. Qui, gli ospiti possono sperimentare una nuova dimensione dell'apprendimento, immergendosi in documentari interattivi, esposizioni multimediali e proiezioni coinvolgenti. Marco Turci, invece, responsabile della Mediateca, ci spiegherà nel dettaglio la funzione di questo nuovo spazio e la ricaduta che i progetti hanno avuto sulla città. Questi nuovi spazi ci hanno consentito di articolare e approfondire quelle che ci sembrano le dinamiche di una biblioteca pubblica e moderna, soprattutto sul fronte dell'affiancamento a quello che è l'idea del libro e di altri supporti, soprattutto di altri dispositivi narrativi che possano affiancare il libro nella sua funzione di narrazione e di racconto di quelle che sono le esperienze umane, le conoscenze. E quindi su questo fronte qua abbiamo lavorato ovviamente sul cinema, che è probabilmente il dispositivo narrativo più potente del Novecento, e poi in seguito, negli ultimi anni e appunto con questi spazi rinnovati, agganciare al cinema anche tutto quello che è il mondo del fumetto, così esploso nel suo rinnovamento grazie alla graphic novel, che ha consentito di uscire al fumetto dalla frammentazione della narrazione periodica dovuta alle uscite in edicola, con invece appunto questa novità del romanzo grafico. Ultimamente, infine, anche con tutta una parte dedicata al mondo del gaming, che veramente ha rinnovato l'esperienza dell'utente all'interno della biblioteca. Tutto questo, che potremmo definire come una sorta di espansione audiovisiva della Biblioteca Malatestiana, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti europei, dimostrando ancora una volta come l'Unione Europea investa nelle radici culturali dei suoi Stati membri. L'obiettivo è preservare il patrimonio culturale, al tempo stesso ampliando le opportunità di apprendimento e coinvolgimento per le generazioni future.
Ho partecipato a diversi eventi organizzati all'interno della Mediateca, come ad esempio le proiezioni, che vengono svolte una volta a settimana ed è un buon momento per conoscere nuovi film con una bella atmosfera. E un altro evento a cui ho partecipato sono appunto i pomeriggi di gaming organizzati nella sala giochi della Mediateca, che sono un buon momento per conoscere giochi da tavolo nuovi in modo molto semplice e divertente. Un obiettivo perfettamente raggiunto, con la creazione di un luogo dove passato e futuro si fondono in una sinfonia di cultura. La nuova ala dedicata all'audiovisivo ci dimostra che l'Unione Europea continua a sostenere progetti innovativi che preservano la storia e aprono nuovi orizzonti. Un'opportunità preziosa alla portata di tutti, per vivere di persona questa straordinaria fusione di tradizione e modernità. Siamo così arrivati alla fine di questa nuova puntata di EUFactor, in cui abbiamo viaggiato attraverso la storia, la cultura e l'innovazione qui a Cesena. E questo grazie ai fondi europei, che stanno continuando a valorizzare un luogo culturalmente imprescindibile come la Biblioteca Malatestiana. Ci vediamo tra un mese con un'altra storia di successo finanziata dall'Unione Europea che sta migliorando il nostro paese in modi sorprendenti. Da EUFactor è tutto, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.